Quando un organo vitale è irrimediabilmente compromesso, l'unica cosa che può salvare la vita di un paziente è la morte. L'antichissimo principio di Archimede. Proviamo a enunciarlo, lo enunciamo assieme. Allora, un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del palloncino. Del fluido spostato. Con una colonna d'acqua ad aria, d'acqua ad aria. Perfetto. E la storia va avanti perché su questo muro qualcuno ha lasciato delle tracce straordinarie. E si vedono, guardate, delle linee sottili, addirittura quasi il profilo di una cornice. O come questi sei ritratti. Il più antico è questa donna e la sua acconciatura ci fa capire che è un porco. Perché vittoria alata? Ma perché la vittoria ad un certo punto in battaglia vola e all'improvviso cambia, disegnando il vincitore. E questo è un libretto dove lei racconta un po' le piccole e grandi invenzioni del passato. Allora si intitola... noi useremo nelle prossime puntate alcuni spunti. E costellata con tanti piccoli capolavori, sono 212 gemme. Ci sono per esempio i volti di una famiglia aristocratica romana e sembra quasi una foto. In realtà è un piccolo capolavoro di età romana. Dopodiché mi lasci finire con un'altra stranezza che a me sta a cuore. Una volta in Inghilterra il deputato di Westminster fu fatto bollire in modo che hanno staccato le ossa dalla carne, dalle viscere. Oggi non è più così. Oggi non è più così. Una volta invece si faceva correre giù un'immensa mandria di deputati e gli correvano dietro a piedi e a cavallo e li uccidevano. So che non era giusto, ma dato il mio mestiere un pochettino mi dispiace che non sia più così. Mi dispiace. Sì, proviamo a visualizzarlo. Perché succede questo? Perché succede questo? Perché visualizzarlo? Perché visualizzarlo? Perché visualizzarlo? Perché visualizzarlo? Perché visualizzarlo?